La delusione per la mancata partecipazione ai playoff sfumati all'ultima curva ed un futuro che dopo le dimissioni della dirigenza arrivate proprio l'1 aprile all'indomani del KO decisivo di Brindisi appare sempre incerto. Del Barletta, della stagione appena trascorsa e delle prospettive per la prossima si è parlato nel corso della trasmissione di Teleregione Monday Night, caratterizzata dalla presenza in studio dell'ex tecnico biancorosso Franco Cinque, ma anche da aggiornamenti sulla situazione dello stadio Puttilli e sulle vicende societarie. A tal proposito è intervenuto il vicepresidente dimissionario Walter Di Leo, il quale ha sottolineato come nessuno fino a questo momento abbia mostrato interesse per il titolo biancorosso. La società è a disposizione, a costo zero, a chiunque fosse interessato avesse un progetto serio per una testa come Barletta. Ahimè, mi dispiace doverti dire che ad oggi non si è affacciato nessuno. Fattore decisivo per sbloccare lo stallo potrebbe essere quello relativo allo stadio Puttilli. Il maggiore impianto sportivo barlettano, chiuso ormai da oltre 4 anni, potrebbe riaprire almeno parzialmente i battenti, favorendo così l'interesse di qualche investitore. Su questo è intervenuto, sempre nel corso di Monday Night, l'assessore ai lavori pubblici del comune di Barletta, Gennaro Calabrese. Il tecnico incaricato ha redatto la documentazione tecnica propedeutica al rilascio dell'agibilità parziale. E nella fattispecie ha preparato e ha inviato la documentazione ai vigili del fuoco e la documentazione tecnica al CONI. Questi due enti ci rilasceranno un proprio parere e quindi automaticamente si potrà procedere alla commissione di pubblico spettacolo affinché venga rilasciata l'agibilità parziale per 1591 spettatori. Nel futuro del Barletta non ha escluso di poterci essere Franco Cinque. Dopo aver analizzato la stagione affrontando tutte le tematiche salienti, a partire dai problemi ambientali e logistici, senza dimenticare gli aspetti tecnici più rilevanti, come le tante partite non vinte in superiorità numerica, l'ex allenatore del Vieste ha lasciato le porte aperte alla conclusione di un progetto che era partito la scorsa stagione con l'idea di trovare compimento in 3 anni. È chiaro che l'ambiente, soprattutto all'inizio, alla fine del... è diventato difficile perché la piazza chiaramente non ha, tra virgolette, non ha più fiducia in me, quindi io però non chiudo le porte a niente e nessuno, perché ripeto, sono un lottatore, credo in quello che faccio e in genere quando mi metto in testa una cosa ci arrivo.